Buonasera a tutti, un cordiale saluto a tutti i partecipanti di questo webinar. Oggi saremo 101, siamo già in molti ad essere collegati. Io mi chiamo Ettore Ruggero, coordino l'Artes Academy e ho il piacere di essere con voi per introdurre i nostri esperti e essere insieme in questo webinar, spero utile per tutti quanti. Prima di iniziare formalmente e di dare il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, vorrei darvi alcune informazioni utili per poter utilizzare al meglio la piattaforma. Vi consiglio di aprire, qualora non l'abbiate già fatto, la colonnina di gestione della piattaforma cliccando sulla freccetta arancione, quindi il pannello di controllo vi si apre. Vi consiglio di lasciarlo alla destra del vostro teleschermo e di poter utilizzare eventualmente la chat, che è l'ultimo dei bottoni, aprendola. Con questo strumento potete inviarmi messaggi cliccando sull'apposita finestrella se a me e agli esperti la domanda o il messaggino, oppure all'intero gruppo. È possibile anche inviare un messaggio all'intero gruppo. Come sto facendo io in questo momento, dovreste ricevere un benvenuti sulla chat. Ma la cosa più importante è accanto al pannello di controllo ci sono delle icone molto piccole e sono il microfono e c'è una manina. Quando cliccate sulla manina, adesso possiamo fare qualche esempio, avete la possibilità di intervenire e oggi avremo un paio di momenti in cui poter intervenire, far domande ai relatori o fare dei brevi interventi. E quindi se qualcuno, per esempio Natalia o Natalia, ha chiesto di intervenire, in questo caso io le do l'audio, vediamo se Natalia funziona. Buon pomeriggio Natalia, mi senti? Puoi parlare se sei in linea. Natalia? Natalia, se parli sei collegata con tutti. Ci senti? Non ha ancora forse attivato l'audio. E se qualcun altro vuol provare a Roberto usando il tool delle domande, scrive buongiorno, perfetto, grazie. Vuoi provare ad usare la manina con richiesta di intervento? Francesca Cocco, allora diamo la parola a Francesca. Francesca, ci senti? Ci vedi correttamente? Sì, ciao a tutti. Io Perfetto, buonasera, ciao. Tu da dove ci segui? Sardegna. Benissimo, ok. Allora, quando vorrai potrai appunto usare questo sistema per poter fare domande o intervenire nei momenti in cui daremo la possibilità. Grazie, a dopo. Roberto vuole intervenire, vediamo se funziona correttamente. Ciao Roberto. Sì, ciao, piacere, buongiorno da Perfetto. Venezia. Era solo per dare un'ulteriore prova della funzionalità del sistema, grazie. Perfetto, è proprio questo lo scopo adesso di questo paio di minuti nei quali ci auguriamo possano collegarsi tutti coloro che si sono iscritti. Abbiamo iscritti un po' da tutta Italia e vediamo chi altro vuole intervenire. Natalia o Natalia, non so, puoi Sì, salutarci? buongiorno a tutti, Ciao. vi chiamo da Torino, mi sentite? Sì, perfettamente, ottimo. Meraviglioso. Scioglimi questo dubbio, ci diamo del tu, io mi chiamo Ettore, come ho detto, e sono qui a Bari. Natalia o Natalia? Perfetto, Mi chiamo Natalia, Natalia. benissimo. Ok, e allora quando vorrai, alzando la manina, potrai intervenire, ovviamente daremo priorità a quanti lo faranno per primo. Ciao ciao. Luigi, vediamo se Luigi ci ascolta e ci segue Sì, correttamente. ok, ci sono. Ciao Luigi, tu sei da? Perfetto, Io parlo da Inzago, provincia di Milano. ok. E allora, fra qualche minuto
avvieremo, penso che il sistema funzioni correttamente per tutti quanti. Se qualcun altro vuol provare a vedere se il tool della richiesta di intervento funziona, così anche facciamo qualche prova di connessione. Roberto è già intervenuto. Qualcun altro vuol dare un saluto e darci un feedback? Provando la manina di cui parlo è al lato del pannello di controllo. Ecco Stefania Braconi. Buonasera Stefania. Buonasera a tutti, Ci ascolti, ci senti grazie per l'invito. correttamente? Bene, ok. Ci sentiamo allora, quindi quando vorrai intervenire sai come fare. A dopo. Sentiamo Grazie. Vincenzo. Vincenzo Scognamiglio. Sì, buonasera. Salve, eccomi Ciao, qui. Buonasera a ciao, tutti. bene, mi vedi e ci ascolti Sì, correttamente? perfettamente. Benissimo, e allora io penso che possiamo iniziare. Abbiamo già un bel po' di iscritti, sono ormai le 3:10, siamo lievemente in ritardo. E allora non mi resta che dare il benvenuto e invitare ad essere con noi gli ospiti dell'incontro di oggi, vale a dire Francesco Redi e Deborah Oliosi. E che sono, Buongiorno. eccoci qua. Ciao Francesco, ciao Deborah. Perfetto, Ciao. loro sono da Treviso, in collegamento dalla Thyssen. E allora io direi di partire con questo nostro webinar, Turismo Esperienziale e Territorio. E avremo modo, attraverso l'esperienza loro e di Thyssen, di capire quali sono i trend e le opportunità per il nostro sistema Italia. Però prima ancora, come nostra consuetudine, cerchiamo di conoscere in due parole qualcosa dei nostri ospiti e della Thyssen, che abbiamo avuto il piacere di conoscere da un po' di tempo e con cui ci divertiamo a lavorare insieme su questo mondo affascinante del turismo. A voi. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Io sono Francesco Redi Deborah Ogliosi. ed entrambi abbiamo costituito Thyssen, che è una società che si occupa di conoscenza verticalmente nell'ambito del turismo. Beh, prima di parlare di Thyssen, mi volevo presentare, io mi occupo di politica del turismo e fondi europei e ho, diciamo che ho sviluppato una serie di esperienze sia in Italia che all'estero, proprio su questi due ambiti. E ho colto l'occasione, diciamo, dopo aver conosciuto Deborah, per costituire Thyssen, principalmente per due motivazioni. La prima era una frustrazione personale, tra virgolette, nel senso che venendo dal mondo accademico vedevo che insomma, la pubblicazione di articoli e di insomma, tutto quello che era la produzione di studi avevo un tempo troppo lungo e il mercato si muoveva ad una velocità incredibile, quindi non riuscivamo mai ad essere al passo. E dall'altra, invece, volendo approfondire, negli ultimi tempi avevo notato come molti studi, molte ricerche, molte analisi non erano proprio del tutto indipendenti, ma volevano mirare a dimostrare, concetti che erano utili solo, a pochi. Per questo motivo, abbiamo costituito Thyssen e vogliamo essere appunto indipendenti nel i primi indipendenti nel turismo. Thyssen è un'azienda che si occupa di conoscenza. Abbiamo un front che è la nostra piattaforma che può assomigliare ad una media company. Troverete moltissimi articoli estremamente interessanti che sintetizzano i trend del momento, con una promessa che è quella che in 3 minuti riuscite a leggere un articolo
anche talvolta pieno di concetti interessanti. E diciamo che il nostro, poi la nostra attività si completa con la gestione di progetti di destinazione, progetti un po' più complessi e attività di PR networking, di digital strategy e altri complementari. Vedo in linea il Ettore e mi chiedo, l'audio non si sente? Dicevo, se si presenta brevemente Deborah e poi partite con questa chiacchierata che risulta molto intrigante, perché una serie di domande a cui il webinar intende rispondere penso che abbiano attirato i nostri 101 partecipanti. Allora, mi presento velocissimamente. Io sono la parte un pochino più digitale dell'azienda, ho un'esperienza piuttosto importante dal punto di vista proprio della tecnologia, nel senso che ho imparato a programmare che avevo 12 anni e per 12 anni, negli ultimi 12 anni, ho fondato e gestito un'agenzia di web marketing che ha sede qui a Treviso, che si chiama Moca, che oggi è diventata una delle più grosse sul territorio nazionale. E quindi mi accoderò poi alla presentazione di Francesco per fare un focus piuttosto puntualizzato su quello che è tutto il tema dei siti web e di come si può utilizzare questo strumento per essere davvero efficaci in relazione poi anche al budget che si ha a disposizione. Fantastico, bravissima, sintetica. E allora partiamo, non vedo l'ora di incominciare a sentire qualcosa di interessante su questi trend che possono aiutarci a comprendere come nel lavoro quotidiano essere protagonisti di questo sviluppo turistico nel nostro territorio, nei nostri territori e nella nostra Italia. Certamente, ma fondamentalmente noi abbiamo provato a fare uno sforzo e a individuare quali sono i trend che possono in qualche modo influire sul tema sull'esperienza, visto che questo è il tema per il quale siamo stati invitati a discutere oggi. Beh, per farlo prendiamo spunto dai nostri report stagionali, noi ne facciamo uno per ogni stagione, visto che il turismo è insomma in qualche modo caratterizzato da stagioni, in italiano ed in inglese li troverete proprio perché vogliamo acquisire sempre di più una dimensione europea, e questo qui per esempio sono gli argomenti che abbiamo trattato nel report estivo. E diciamo che ci soffermiamo solo su alcuni, per esempio il tema della Brexit, che noi intendiamo vedere come una grande opportunità per l'acquisizione di nuova clientela, un po' come hanno fatto Spagna, Portogallo e Cipro, che da questo scenario abbastanza incerto sono riusciti ad acquisire maggiori flussi turistici, anche trovando delle soluzioni estremamente interessanti. Oggi la Spagna è sempre di più la prima destinazione turistica preferita dai turisti inglesi. Un altro aspetto che stiamo seguendo già da quest'estate è il tema della realtà aumentata, come la tecnologia può influire sull'esperienza. Visto che è di esperienza che oggi andremo a parlare, abbiamo visto tantissimi scatenati quest'estate girare con il telefonino alla ricerca di Pokémon, ma questo apre dei nuovi scenari sicuramente nella fruizione del viaggio a destinazione, ma anche nuovi spazi di business, nuovi modelli di business che forse potrebbero superare quello che noi abbiamo conosciuto oggi essere le OTA, ovvero le online travel agency, ormai mi sento di dire tradizionali, e vedremo dopo anche
perché diciamo che sono forse tradizionali, tipo Booking.com, Expedia, tutti i brand che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 10 anni, che sono stati sicuramente importantissimi. La sharing economy, che viene chiamata sempre più sharing economy, noi ne abbiamo già parlato quest'estate. L'home sharing sta diventando sempre di più un fattore importante, ma ci si confronta con le regole. Lo stiamo vedendo oggi cosa sta succedendo con lo sciopero dei tassisti. Le regole diventano sicuramente sempre più importanti. Regole uguali per tutti, per non avere quella sensazione di giocare a calcio con le porte di dimensione diversa. La sicurezza. Vediamo purtroppo che l'Europa è stata afflitta da attacchi terroristici dalla Francia alla Turchia, e questo sicuramente comincia a diventare un elemento di valutazione in sede di scelta di viaggio o di esperienza di viaggio. Noi facciamo un country article ogni settimana e andiamo proprio a valutare attraverso più informazioni qual è il livello di sicurezza percepita della destinazione che noi andiamo diciamo, a studiare. La sostenibilità, noi lo scrivevamo quest'estate, il caso di Venezia. Qualche giorno fa è uscito, il governatore Zaia ne ha parlato approfonditamente, quindi c'è di nuovo il problema della sostenibilità, di quello che sempre di più viene chiamato over tourism, ovvero c'è troppa gente in alcune destinazioni turistiche. Noi abbiamo di recente organizzato un focus group per l'Organizzazione Mondiale del Turismo, per un progetto bellissimo che è la Via della Seta. Avevamo a Venezia tutti i maggiori interlocutori pubblici e privati, e quello che è stato detto è che ci sarebbe sicuramente un impegno da parte di una destinazione come Venezia a spostare i flussi verso quella buffer zone che è l'Interland veneziano, di cui Treviso ne fa parte, oltre ad ospitare il secondo aeroporto dell'area. Chatbot verso agenti di viaggio. Non vuole essere una gara ad eliminazione assolutamente, ma mentre da una parte c'è questo sviluppo della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e dei robot attraverso le chat, guardate Skype e Skyscanner che già da quest'estate hanno sviluppato un'interessantissima partnership, dall'altra ci sono segmenti, tipo anche i millennials, che continuano ad utilizzare sempre di più agenti di viaggio specializzati. E quindi questo potrebbe voler dire anche una nuova vita per le agenzie. Continuando con il report che abbiamo... Francesco, questo tema mi sembra necessario approfondirlo, perché abbiamo in collegamento molti che lavorano in agenzie di viaggio o in tour operator. Se magari puoi approfondire questo, che mi sembra un tema di grandissimo interesse, di come la tecnologia paradossalmente, anziché essere una minaccia, può essere un grande valore aggiunto per il lavoro di chi opera nel settore della distribuzione. Ma allora, sicuramente quello che noi stiamo osservando è che la tecnologia aiuta chi opera nel mondo della distribuzione, questo qui in linea generale. E nell'articolo del report ci siamo soffermati, allora quindi faccio anche un passo indietro, ci siamo soffermati sul fatto che nonostante vi sia questo continuo sviluppo della tecnologia, ci siano segmenti di turisti, di clienti che continuano a rivolgersi che si rivolgono con frequenza agli agenti di viaggio.
Vi sono diversi report che noi abbiamo analizzato, anche si possono trovare nei nostri articoli, questi sono anche scritti da Martina Baldo, che è la nostra responsabile per quanto riguarda la redazione di Twissen, che dimostrano che i millennials negli Stati Uniti utilizzano con moltissima frequenza gli agenti di viaggio, soprattutto per quelli che sono dei servizi specializzati. È un po' come ritornare ad avere un soggetto di cui ci si fida e a cui si chiedono più consulenza che intermediazione. Se ho risposto, volevo continuare. Assolutamente sì, quindi la strada è la professionalizzazione in termini di consulenza, della capacità di offrire consulenza piuttosto che mera intermediazione commerciale. Questa è una strada, come un'altra strada è quella della specializzazione, che abbiamo visto poter essere vincente, oltre a quella della rete. Ecco, se proprio vogliamo parlare di agenzie di viaggio, quindi ci sono degli spunti che sicuramente potrebbero essere approfonditi. Continuando con quello che noi abbiamo osservato, abbiamo proprio scritto un articolo che è se if content is king, experience is queen. Dopo Deborah ce lo dirà meglio. Su internet, insomma, content is king, ma per quanto riguarda il turismo è l'esperienza che è la regina, è lei che fa da padrona. Abbiamo letto addirittura dei simpaticissimi commenti dove experience is queen e porta pure i pantaloni, ecco, per far vedere che l'esperienza è un elemento estremamente importante. Questo cosa osserviamo allo stesso tempo? Che moltissime OTA, siti di meta search e altri player tech si stanno sempre di più espandendo verso l'intermediazione di attività a destinazione, quelle che vengono chiamate negli Stati Uniti tour and activities, che vuol dire esperienza, cioè la vendita di, che detta in maniera molto così, molto diretta, la vendita di esperienze. Un altro trend che stiamo seguendo da vicino è il consolidamento che sta avvenendo nell'industria globale del turismo. Abbiamo visto quest'estate Marriott e Starwood che si sono finalmente fuse, ma negli anni scorsi Priceline ed Expedia hanno comprato tutto quello che potevano comprare. Ultimamente in questo autunno c'è stato il deal tra di Skyscanner, che è stato acquisito da Ctrip, e qualche giorno fa Momondo, anche questa europea, acquisita da Priceline Group, che è un gruppo americano che detiene anche Booking.com. Quindi che cosa abbiamo visto? Che si stanno creando dei gruppi sempre più grandi e differenziati con tantissimi brand, ma questo non ci deve spaventare, perché abbiamo anche visto che come conseguenza di questa integrazione, di questa creazione di grandi gruppi, si stanno sviluppando nuovi e interessantissimi modelli di business, e il messaggio che vogliamo lanciare è che c'è spazio per tutti quanti, purché competitivi. Il tema del pagamento, dei metodi di pagamento, è diventato sempre più importante e va ad influire sull'esperienza. Se vi dicessimo che i cinesi pagano con WeChat, che è una social network molto simile a Facebook, proprio per dare una indicazione, o che gli APM, ovvero i metodi alternativi di pagamento, sono diventati fondamentali per moltissimi target di turisti profittevoli, ci dovete credere. E questo implica anche che certi target di turisti, se non
se le strutture o se i fornitori non hanno determinati metodi di pagamento, beh, vengono scelti altri. Questo è un trend che a noi piace moltissimo, è il ritorno degli autobus. Vediamo come l'esperienza qui è ancora queen, è ancora regina, ovvero la vendita di posti, invece che la vendita di camere, di posti in autobus comprensivi del biglietto di un concerto, di una partita di calcio oppure di una festa. Quindi l'esperienza abbinata a un trasporto diverso. Molto interessante questo, soprattutto in quelle destinazioni dove il trasporto pubblico non è così capillare come nelle grandi città, per esempio. Di nuovo la sostenibilità, ma a questo punto non mi soffermerei più. Sempre più tecnologia per gli hotel, stiamo osservando delle soluzioni bellissime, delle nuove modalità di check-in, oltre che soluzioni biometriche per l'accesso alle camere, e una completa personalizzazione che permetterà agli hotel di acquisire moltissimi dati e tantissime informazioni utili per conoscere meglio il cliente, anche perché sempre di più il turismo sta diventando, lo era anche prima, ma sempre di più un settore customer centric, ovvero totalmente focalizzato sul turista. E quindi l'ultimo articolo di cui vi volevo parlare, che noi abbiamo affrontato, è l'incertezza. Un po' da una parte la Brexit, un po' di recente Trump, che vi assicuro sta facendo impazzire i nostri colleghi americani, un po' l'economia che va su e giù, ma anche qua i segnali che noi vediamo è che ci sono, c'è una grandissima selezione e quindi bisogna essere estremamente competitivi, ma che nuovi modelli di business e quindi la creatività, la resilienza permettono di essere sempre di più competitivi nel mercato. La parola chiave è prodotto, quindi avere un prodotto che è sempre più competitivo. E, in definitiva, quello che ci piace sempre dire è che non esiste il turista, ma che ci sono tanti turisti. Anch'io sono tanti turisti, e sulla base di come, diciamo, della motivazione del mio viaggio. I senior sono un target estremamente interessante, dei millennials ne hanno parlato di tutto e di più, ovvero dei nativi digitali, non mi sento proprio di dovermi soffermare ulteriormente. I cinesi tutti quanti li vogliono, ma nessuno li conosce, e quindi se volete i cinesi imparate a conoscerli. Gli LGBT, ovvero lesbian, bisexual, gay e transgender, un interessantissimo segmento dove la parola chiave, noi abbiamo intervistato diverse organizzazioni, la parola chiave è welcome, welcome, welcome. Il turismo halal, ovvero tutto quello che riguarda il mondo musulmano, anche lì se li vogliamo dobbiamo conoscerli e dare dei servizi estremamente targetizzati, e un segmento che sulla bocca di molti, che sta crescendo sempre di più, è che questo leisure, ovvero è il mix di due parole inglesi, business and leisure, ovvero quel turista d'affari che decide per qualche strano motivo, Ettore, di prolungare il proprio viaggio per motivi di svago. E questo abbiamo visto che avviene ormai quasi nel 30% delle volte. A questo punto... Facciamo un sondaggio? Certo, facciamolo. E allora, vi invito tutti a rispondere a questa domanda che dovreste vedere sul vostro schermo, vale a dire: qual è secondo te la maggiore motivazione leisure, cioè di svago, che può allungare il viaggio d'affari? Dovete cliccare su una delle tre
Il sondaggio è aperto, cerchiamo di cliccare nel più breve tempo possibile, in modo tale che poi, se tutti quanti lo fanno, abbiamo possibilità di vedere un pochino il risultato, e mi piacerà avere una riflessione, un commento da Francesco sul dato. Stanno quasi tutti completando il sondaggio, vorrei chiedere di accelerare il più possibile. Diventa abbastanza interessante il risultato, poi mi piacerà, ripeto, avere un commento, perché la fanno da padrona due voci, una terza non è per nulla indicata. E allora, ancora 10 secondi, chiudiamo il sondaggio, così abbiamo modo di vedere un pochino il risultato. Allora, il sondaggio è dichiarato chiuso, e allora vogliamo vedere un pochino il risultato. Un tuo commento, Francesco. Concerti zero. guarda, allora, effettivamente l'ordine rimane questo. Una ricerca condotta da Expedia Media Solution su un numero consistente di business traveler americani comunque ci fa concludere che gli eventi sono la principale motivazione che fa prolungare un viaggio business. L'86% di chi ha risposto ha scelto come soluzione un evento culturale, il 76% un evento sportivo e il 64% un concerto. Quindi questo qui, in un certo senso, queste risposte sono assolutamente coerenti ai risultati della ricerca. Questa è una grandissima opportunità per quelle destinazioni, ma anche per quelle strutture che sono molto focalizzate sul business e che vogliono in qualche modo anche espandere il proprio mercato. Ettore, se tu sei d'accordo, io andrei verso la conclusione del mio intervento. Sì, visto che abbiamo fatto riscaldare le manine ai nostri partecipanti, volevo fare un altro sondaggio sul proprio tema del mercato del turismo esperienziale in Italia, in modo tale che potreste avere qualche minuto anche per dire la tua su cosa si può fare per incrementare il turismo esperienziale nel nostro paese, visto che l'esperienza è la queen. E il sondaggio chiede quali sono le minacce, le opportunità le abbiamo un po' viste. Apro il sondaggio, quindi chi vuol rispondere, si può selezionare solo una voce, vediamo cosa viene fuori. Tutti quanti possono scegliere la loro risposta, cioè qual è la minaccia secondo loro più consistente per il mercato del turismo esperienziale, per l'esplosione, diciamo, del turismo esperienziale in Italia. Vediamo ancora quali saranno le risposte, ancora qualche secondo per fare la vostra scelta. Se ci siamo, qualche indeciso ancora, prego di essere veloci perché il tempo corre e noi vorremmo essere puntuali e chiudere per le 4:05, mantenere nell'ora che ci eravamo ripromessi, visto i 5 minuti di ritardo con i quali abbiamo iniziato. Chiudo il sondaggio a questo punto e allora condivido con voi le risposte, il risultato della vostra votazione e quindi un commento, Francesco, a questi dati. Ma diciamo che è una per quello che vediamo noi è un po' una combinazione di tutti questi elementi, la mancanza di immagine dei territori che si propongono
Vedo che insomma, è stato l'elemento maggiormente selezionato e qui ritorna un fattore estremamente importante. Noi di Twisen crediamo che nella ricetta di una proposta turistica di successo ci devono essere tantissime cose, ricordandoci che il servizio ormai è ritenuto scontato perché si va sull'esperienza, no? Quindi un elemento fondamentale è l'esperienza, quindi le attività da fare, ma il brand deve essere è sicuramente uno degli aspetti importanti, quindi mi sento anche in linea con quanto così, scelto dai partecipanti. Invece un tema che a me personalmente molto caro è quello del fai da te. Ieri eravamo in un'altra conferenza pubblica e abbiamo stimolato tutti quelli che volevano approcciare al mondo del turismo di studiare, di continuare a studiare. Noi lo facciamo tutti i giorni, proprio perché è un settore estremamente competitivo e sempre più competitivo. Per concludere, Ettore, il mio intervento, volevamo lasciare questa slide senza commenti, che un po' è una mappa di come viene, di quali sono i grandi gruppi globali nel mondo, in questo settore. E, se vedete, si sta sempre di più creando una interessantissima, diciamo, due poli forti, quello della Cina e quello dell'America. In Europa sta rimanendo molto poco, anche perché soprattutto in questo momento l'Europa è terra di conquista, e l'abbiamo visto con le ultime due acquisizioni, quella di Momondo da parte di Priceline e quella per quasi 2 miliardi di dollari di Skyscanner da parte di Ctrip. Se tu sei d'accordo, Ettore, terminerei il mio intervento e A questo punto potremmo aprire un minimo di dibattito, magari se ci sono delle domande per approfondire uno dei trend che in modo molto sintetico ma efficace hai avuto modo di proporci stasera. E quindi c'è Dario Formicola che ha chiesto la parola. Ricordo che qualora si volesse intervenire basta cliccare l'icona della manina, in modo tale che prendiamo nota dell'ordine e di volta in volta darò la parola a quanti intendono fare domanda o un brevissimo commento. Sintetici perché siamo tantissimi. La parola a Dario. Dario? Arrivo. Eccoci qua. Ciao Dario, buonasera. Tu sei da Arrivo. dove? Io chiamo da Villa Stelone nel Torinese. Benissimo. Vai. Sentite? Sì, bene. Volevo chiedere, magari anche se per il turismo, io che faccio il turismo, queste cose qua, può essere anche interessante, come vi dicevo, qualcosina per imparare a fare corsi di magia con tre bolle di sapore giganti per aumentare più il flusso turistico. Poi se è possibile anche approfondire quando quella cosa là dei cinesi e dei musulmani, così. Ok, sono due tipi di domande, quindi l'intrattenimento di strada a cui tu sei interessato e poi come impattare i due mercati di cui parlava Francesco, quello musulmano e dei cinesi. Grazie Dario, se c'è qualcun altro che Ma vuole le intervenire, risposte? vai Francesco magari già con delle prime risposte. La domanda è sicuramente ciao Dario e grazie di essere intervenuto. La domanda è molto specifica e da una parte la risposta che posso dare è wow, nel senso che quello che noi stiamo osservando è che tutto quello che riguarda
il turismo creativo ha dei trend estremamente interessanti. Nello specifico non ti so dire se questa particolare abilità possa essere apprezzata da cinesi e dai turisti all'Al. Fatto sta che la creatività è un fattore che è sempre più richiesto. Io ho appena pubblicato un capitolo in un libro che è pubblicato da IG Global, cioè uno dei primi 5 editori al mondo, che parla proprio di creatività, di turismo creativo e soluzioni creativi per il turismo. Quindi la mia risposta, diciamo, il mio invito è di approfondire su determinati, sui target che possono interessarti, ma è sicuramente incoraggiante. Francesco, c'è una domanda di Alessia Zacchei, che non può intervenire in audio, che chiede: è possibile approfondire il segmento senior? Quali sono i migliori canali di contatto e le tipologie preferite di prodotti? E invito altri che volessero, abbiamo un altro paio di domande che potremmo ospitare, domande o brevi interventi. A te, Francesco. Sì, certo. Allora, il segmento dei senior è sicuramente un segmento estremamente interessante, perché sono, diciamo, gli over 55, si ritiene abbiano molto tempo libero, molto più tempo libero ed una disponibilità economica maggiore. Dove poter approfondire? Io stimolo tutti quanti a visitare il sito di un programma europeo che si chiama COSME. È un programma europeo che vuol dire competitività per le piccole e medie imprese, e all'interno ha un filone che è quello che va a finanziare il turismo. All'interno di questo filone sono stati approvati moltissimi progetti relativi al senior tourism. Io ho avuto la fortuna di essere valutatore per per qualcuno di questi progetti, e si trovano prodotti che vanno dal turismo attivo fino al benessere. Attenzione che c'è un segmento del senior tourism che è molto vicino a quello del turismo accessibile, dove il turista senior domanda specifici servizi che possono essere, per esempio, quelli dell'accompagnatore. Immaginate quanto difficile e soprattutto costoso sarebbe dover viaggiare con il proprio accompagnatore, ma trovando un accompagnatore in luogo, questo potrebbe essere sicuramente un motivo maggiore di scelta del servizio o del viaggio. Ettore? Senti, altre due domande, non so per quale motivo le mandano con le chat, sto chiedendo di intervenire. Ad ogni modo, c'è una nostra amica che ti chiede: quali sono i 5 player mondiali più importanti del turismo e sul turismo, che fanno turismo esperienziale? In questo momento ti posso rispondere che i 5 player più importanti, ritorno su quelli che noi conosciamo. Abbiamo di recente anche scritto un articolo su come i grandi player si stanno investendo sulle attività a destinazione. Sicuramente a noi piace citare Musement, perché insieme anche ad Artes partecipiamo all'Associazione Italiana Startup di Turismo, e quindi loro sono sicuramente la punta di diamante. Abbiamo visto che Booking sta investendo moltissimo sulle attività a destinazione, quindi sul turismo esperienziale. Expedia lo sta facendo da diverso tempo, addirittura Airbnb che
grazie ad una serie di acquisizioni, sta espandendo la gamma dei propri servizi sull'offerta di esperienze a destinazione. E attenzione che quando si muove Airbnb, che nel corso degli ultimi 7 anni ha tirato su qualcosa come quasi 7 miliardi di dollari di investimento, vuol dire che c'è interesse su questo ambito. Bene, grazie Francesco, penso che un po' di domande poi possiamo conservarcele per la seconda parte. Se tu hai completato, allora è la volta di Deborah. Ecco qui. Eccomi. Grazie allora Francesco, io... poi quando vuoi puoi continuare a intervenire ad ogni modo. Allora Deborah. Sì, cercherò di fare più presto possibile perché ho 10 minuti a disposizione. Io penso che possiamo tirare sino alle 4.05, 4.10, quindi sì, in modo tale che poi possiamo aprire un breve dibattito e poi una chiusura finale. Ok, allora Francesco vi ha dato quello che è un po' il panorama internazionale di quelli che sono i principali trend. Io invece mi focalizzerò su un aspetto, mi sa che la presentazione è sbagliata. Non lo so, perdonateci 2 secondi perché è proprio quella sbagliata. Nel frattempo Deborah, rispetto anche alle domande che facevano i nostri ospiti, hai da aggiungere qualcosa oltre quello che diceva Francesco? Ma allora io tratterò da un punto di vista molto tecnico, vai sulla chiavetta, tratterò da un punto di vista molto, molto tecnico il concetto dell'esperienza e di quello che effettivamente è di quelle che sono le conseguenze che l'esperienza ha negli strumenti digitali. Eccoci qua, ci siamo. Perfetto. Scusateci, perché... Allora, possiamo promettere che a quanti sono interessati possiamo poi girare le slide. Ovviamente poi sì. Le possiamo sì. Inviare in posta elettronica. Certo, sì, sono uno strumento anche utile per fare delle riflessioni. Allora, come dicevo, no, la mia presentazione sarà molto focalizzata e l'ho intitolata così perché questa è una delle principali contestazioni che i miei clienti via via mi hanno fatto nel momento in cui venivano da me e avevano bisogno di, pensavano di dover rifare il sito web perché l'affermazione era il mio sito non funziona. Allora nel momento in cui io mi sento, questo è diciamo un elemento piuttosto tipico, nel momento in cui mi sento dire una cosa di questo tipo, la prima domanda che faccio è vabbè, ma spiegami che cosa intendi e che cosa può voler dire nella tua testa. E vedete elencate in questa slide bene o male le risposte più frequenti che mi venivano date, quindi un sito vecchio, non abbastanza bello, soprattutto l'ho messa per ultimo, ma in realtà la contestazione principale è colpa dell'agenzia che non mi ha seguito bene. Diciamo che il fatto che un sito web non funzioni è una condizione piuttosto frequente e non assolutamente difficilmente associabile ad un unico motivo. Certo è che può essere una verità pura, può essere una sensazione, spesso lo è, e spesso è pure la naturale conseguenza di quello che è l'approccio un po' troppo focalizzato a quello che si vede, esattamente come è nel caso di una brochure, rispetto a quello che lo strumento ci mette a disposizione, tutti i tecnicismi che ci sono dietro. In particolare ho elencato tutta una serie di domande che servono effettivamente ad interrogarsi per capire qual è il grado di non funzionamento del sito e quali poi possono essere gli strumenti e le attività che si possono fare per risolvere il problema. Per esempio, una delle penultime domande è: hai scelto la soluzione che ti piaceva di più? Oppure quanto peso hai dato ai contenuti rispetto alla grafica? Questo perché, come diceva prima Francesco, nel web il
Content is king, questo è un assioma ormai, il contenuto vale molto di più della grafica, ma ancora adesso si tende sempre di più a guardare quanto bello può essere un sito rispetto a quanto può funzionare nell'ottica della visibilità come strumento effettivamente di lavoro. Ho preso un esempio, quello di solito utilizzato, che è il sito di Amazon, che è uno dei siti più importanti al mondo che vendono prodotti di qualsiasi tipo. Questo sito, se lo guardate bene, dal punto di vista grafico, non ha praticamente niente, ha una fascia blu, ha dei testi, ha delle immagini che però non riguardano l'impianto grafico del sito, ma semplicemente sono cose che cambiano, e con un unico clic mi permette di avere a disposizione l'intero catalogo dei prodotti che vengono venduti. Guardando questo esempio ci si rende conto di quanto sia più importante puntare a quello che effettivamente abbiamo, quindi alla sostanza, rispetto a quello che è la forma. Queste sono invece le motivazioni reali che più probabilmente fanno non funzionare un sito, quindi il fatto che manchino degli obiettivi, una delle cose su cui punterò tantissimo anche in questo intervento, riguarda il fatto che prima ancora di pensare ad un sito web è fondamentale sapere dove si vuole arrivare e come misurarlo. Si è data troppa attenzione alla grafica, si sono costruiti contenuti che sono funzionali al nostro modo di vedere le cose rispetto a quello che è quelle che sono le ricerche da parte degli utenti. Non si è data nessuna attenzione alla conversione e soprattutto poi non si è adattato il sito web a quelle che sono le reazioni che gli utenti hanno nel momento in cui lo usano, perché ricordiamoci sempre che a differenza di una brochure il sito web è un elemento vivo e può essere modificato in qualsiasi momento, e attraverso l'analisi statistica è possibile capire come modificarlo per adattarci a quelle, sempre di più a quelle che sono le esigenze del cliente. Ho riassunto qui un po' quello che è il sito web, nel senso quello che vi ho detto adesso, quindi il fatto che è una brochure digitale che aiuta a semplificare le vendite, il dialogo con i clienti, aiuta ad affascinare i nuovi utenti, ma soprattutto è un potentissimo strumento di comunicazione progressiva. Potentissimo significa che è impegnativo, perché richiede attenzione, molto più di una brochure. Comunicazione progressiva significa che io dal sito web imparo, quindi metto online una versione, analizzo quello che succede, vedo quelle che sono le pagine più utilizzate, quelle che sono meno utilizzate, quelle che generano più attenzione e quelle che non la generano, e devo intervenire affinché ogni singola pagina diventi un elemento che porta a che cosa? Alla conversione. Se il mio obiettivo è vendere, io devo utilizzare questo strumento non soltanto per raccontarmi, ma per ottenere che l'utente effettivamente clicchi sul pulsante vendi. Tutto questo, quindi, se ci mettiamo l'impegno, porterà a ricavi maggiori e a costi minori, perché costruire un sito web con quest'ottica significa avere anche delle campagne promozionali che costano meno e che sono più efficaci. Quindi dal punto di vista degli obiettivi, un sito web che funziona ne deve avere davvero due, e solo due, che non possono essere mancati. Il primo obiettivo riguarda la visibilità, quindi tutto quello che viene costruito e inserito all'interno del sito deve essere orientato poi alle ricerche che vengono fatte nei motori di ricerca in particolare, ma anche nei social network attraverso invece quelle che sono le campagne a pagamento. Quindi le pagine devono rispondere ai requisiti della visibilità. E il secondo obiettivo principale è la conversione. Vi ho fatto uno screenshot del sito di Booking, perché ovviamente insomma lo conoscerete tutti, è anche particolarmente odiato, però se vi ho evidenziato in particolare i due pulsanti prenota ora, che sono all'interno della scheda del singolo hotel, tecnicamente sono due pulsanti che si chiamano call to action, e che sono messi in alto a sinistra e in alto a destra perché quelle sono le posizioni della pagina dove l'utente pone maggiormente attenzione in modo automatico e che quindi aiutano la conversione. Quindi, ricapitolando, com'è che otteniamo
di avere un sito che effettivamente funziona. Ho diviso i punti in due, la parte sopra riguarda la comunicazione, la parte sotto riguarda la nostra struttura e come reagiamo. Dobbiamo avere, quando pensiamo al sito, un orientamento alla visibilità, dobbiamo costruire delle campagne mirate e dobbiamo ottenere che le nostre risorse, il nostro budget, che è sempre molto limitato per quanto importante possa essere, ma è molto limitato se lo confrontiamo a quello che può avere Booking, per esempio, siano investite bene e quindi che progressivamente imparino anche dagli errori. La nostra struttura come deve essere? Deve distinguersi, deve avere un elemento, almeno un elemento chiave, per cui dall'altra parte il nostro utente ci scelga nel momento in cui ci confrontiamo con i nostri concorrenti. Dobbiamo essere affidabili e dobbiamo essere velocissimi nella risposta, perché soprattutto nel mondo del turismo qualche minuto può fare la differenza nel tenersi il cliente o nell'affascinarlo e quindi nell'arrivare a fargli quantomeno un'offerta. Prego, Ettore. Non ti sento. Ti seguivo con attenzione, quindi prosegui pure, poi quando vuoi facciamo il sondaggio che hai preparato. Lo farei adesso, che così poi passo alla parte conclusiva con quattro regole che ci aiutano un po' ad andare nella direzione di capire un po' meglio come approcciare la costruzione di un sito. Sì, dammi un attimo di tempo per avviarlo, nel frattempo se vuoi proseguire. Ok, allora anticipo queste quattro regole e poi andiamo nella direzione del sondaggio. La prima regola è: definisci che cosa dire, come dirlo e a chi dirlo. Come dicevo prima, avere un elemento che ci permette di distinguerci rispetto ai nostri concorrenti diventa una chiave per costruire un sito web, ma in realtà l'intero impianto di comunicazione, con degli elementi forti, perché non è soltanto quanto bello è il nostro messaggio pubblicitario, ma deve essere anche effettivamente un messaggio di sostanza. Per cui il primo interrogativo che devo avere è: chi sono e perché mi distingo rispetto al resto del mondo? Come dirlo e a chi dirlo sono due elementi decisamente coerenti tra di loro. Una volta che ho individuato le nicchie di mercato che possono essere interessate al mio elemento distintivo, devo necessariamente anche utilizzare un linguaggio che sia allineato con quella nicchia. Quindi con i senior parlerò in un modo, con le famiglie parlerò in un altro, con tutto il target LGBT parlerò in un altro modo ancora. Definisco gli obiettivi devono essere SMART. SMART è un acronimo che significa che un obiettivo deve avere 5 caratteristiche, che sono la specificità, la misurabilità, la raggiungibilità, la rilevanza per il nostro business e la definizione nel tempo. Raggiungibilità in particolare, perché dobbiamo riuscire a definire degli obiettivi che effettivamente siano sfidanti, ma non troppo, perché se esageriamo con la sfida ci demotiviamo. Un esempio di un obiettivo SMART è: voglio aumentare entro un anno le mie vendite dirette del 5%. Questo è un obiettivo che ha un senso e questo è un obiettivo che qualsiasi sia la web agency che poi ci seguirà nella struttura del sito web, piuttosto che l'agenzia di comunicazione nell'impianto di comunicazione, riuscirà ad essere sufficientemente specifico per poter essere seguito e raggiunto. E così diamo un faro a chi dall'altra parte ci deve aiutare e non ci conosce. L'altra cosa importantissima, questa è legata in modo indissolubile al sito web, è: analizza le ricerche dei tuoi clienti, perché sono le pagine del tuo sito. Le parole chiave che usano i clienti per cercare il nostro servizio sono le parole che noi dobbiamo usare per costruire le pagine. Può succedere che lo stesso servizio che noi forniamo possa essere tranquillamente declinato in due pagine, perché queste due pagine rispondono a ricerche molto frequentate dai nostri utenti. Google in questo senso ci mette a disposizione uno strumento gratuitamente che si chiama strumento per le parole chiave, che ci permette, a partire da una keyword qualsiasi, come può essere in questo caso ho messo hotel prosecco,
di capire quante ricerche per quella parola chiave vengono fatte in un mese, ma soprattutto quante e quali sono le parole chiave associate a quell'ambito semantico, con, ovviamente collegate a quelle che sono le ricerche che vengono fatte. Per cui attraverso questo strumento noi andiamo di conseguenza a costruire l'alberatura del sito, e l'alberatura del sito sarà un validissimo strumento per poi avere un sito web che funziona, per avere delle ricerche, degli accessi al sito gratuiti e non soggetti a campagna. Ultimo, gli elementi chiave di pagina. Gli elementi chiave di pagina sono questi che vi ho evidenziato. Il primo in assoluto è il menu principale. Il menu principale spesso viene sottovalutato e viene diciamo vestito con delle parole chiave, parole piuttosto generiche come chi siamo, cosa facciamo o cose di questo tipo. Ho preso come esempio il sito del Trentino perché di sicuro da questo punto di vista è una best practice piuttosto importante. Il menu principale è un elemento che è in alto nel nostro sito web e che viene visualizzato in tutte le pagine del nostro sito e deve necessariamente, in pochissime parole, 5 è un numero giusto, riuscire a raccontare che cosa facciamo. Perché così il nostro utente, nel momento in cui entra e focalizzerà il suo sguardo su quell'elemento, capirà immediatamente se noi siamo interessanti per lui oppure no. E se siamo interessanti, allora ci approfondisce, diversamente no. Un altro elemento importante è il titolo di pagina, in questo caso Weekend in Trentino. Weekend in Trentino risponde necessariamente a una delle ricerche più frequentate da parte degli utenti in relazione all'ambito semantico Weekend in Trentino. Quindi esiste la pagina Weekend in Trentino, che poi come parola chiave ha diverse declinazioni. Se vedete, nel sottotitolo è utilizzato fine settimana in montagna. Non è un caso, perché poi ovviamente le persone si esprimono in modo diverso. Però tante ricerche fa Weekend in Trentino, quindi diventa titolo di pagina, meno ricerche fa fine settimana in montagna e di conseguenza viene nominato nel sottotitolo. Poi c'è la call to action, che deve essere sempre una o al massimo due, ma già una. Cioè uno è il numero perfetto, vorrei dire. Approfitta delle nostre offerte. Invito l'utente a fare un'azione e quindi a convertire. Nel caso anche di Visit Trentino, l'obiettivo è vendere, l'obiettivo è fare prenotazioni e di conseguenza loro spingono in qualsiasi punto tutto quello che è l'azione di booking. L'ultimo elemento fondamentale, che spesso viene non badato a sufficienza, è quella che tecnicamente si chiama no scroll area. L'ho evidenziata con la linea, verticale rossa. La no scroll area tecnicamente è quell'area del nostro sito web che viene visualizzata dal nostro utente nel momento in cui la pagina viene caricata. Quindi io chiamo quella pagina, clicco sul link del motore di ricerca piuttosto che inserisco il nostro www sul browser e vedo una parte del sito che è quella che il 100% dei nostri utenti vedranno. Ovviamente dipende anche dalla dimensione dello schermo dell'utente che sta navigando, però tendenzialmente si fa riferimento ad un computer di medie dimensioni. Tutto quello che c'è fuori da quest'area verrà visto da un numero di utenti che è inferiore al 100%, perché che sia lo scroll, quindi lo spostare su e giù la pagina, piuttosto che il click, significa chiedere all'utente di fare un'azione e non è assolutamente scontato che l'utente lo faccia. Per cui la parte del sito che si chiama no scroll area va necessariamente gestito in modo assolutamente millimetrico per inserire quelli e solo quelli gli elementi che effettivamente sono funzionali ai nostri obiettivi, che sono quelli che, dicevo prima, abbiamo definito. Una volta che abbiamo fatto tutti questi ragionamenti, allora sì, possiamo coinvolgere un grafico che non è uno stratega di un sito web, è lo stratega delle brochure, perché è molto più facile, e adesso diciamo che dobbiamo renderci conto che dietro un sito web c'è un ragionamento tecnico decisamente più importante, che ha bisogno di strategia, e che quindi una volta che abbiamo studiato la strategia di come si imposta il sito web, di dove vogliamo arrivare, a quel punto là si coinvolge il grafico che lo renderà il più bello possibile. Ma non, la bellezza non è l'obiettivo, e purtroppo ancora oggi spesso invece è l'unica ricerca che fanno gli imprenditori o comunque i responsabili marketing. Chiudo. Grazie, grazie.
per queste preziose indicazioni, istruzioni per l'uso. Partiamo con il sondaggio che ci dà la possibilità di approfondire un tema, quello della chat, che peraltro è uno dei tool oggi più accorsati nell'ambito lo stesso dei vari siti web. Vediamo la chat, invito tutti a selezionare una sola voce e quindi a votare velocissimamente in modo tale da poter chiudere il nostro webinar nel giro di qualche minuto. E allora grazie per la vostra disponibilità e partecipazione, vi chiedo veramente di fare velocissimamente la vostra scelta. E allora, ancora qualcuno che manca l'appello, qualche altro secondo, qualcuno vuol riflettere ancora un po', e allora mi sembra che hanno votato quasi tutti, e quindi chiudiamo il sondaggio e commentiamo insieme a Deborah il risultato. Ok, allora immaginavo che la risposta più gettonata sarebbe stata la prima, anche perché la domanda è diciamo anche un pochino tendenziosa. In realtà abbiamo voluto farla perché vogliamo sottolineare, per quanto riguarda il tema dell'esperienza, il fatto che l'esperienza, con esperienza non si intende soltanto il momento esperienziale che viene organizzato nel momento in cui il nostro ospite è a destinazione. Quella è sicuramente la parte più importante probabilmente dell'esperienza, ma non arriveremo mai lì se non cominciamo a pensare che l'esperienza inizia dal momento in cui creiamo un contatto, creiamo un'attenzione, affasciniamo dall'altra parte il nostro ospite. Per cui dal momento in cui costruiamo la campagna di comunicazione, al momento in cui mettiamo a disposizione una chat che fornisce informazioni e risponde ai nostri utenti in tempo reale, stiamo di fatto già costruendo l'esperienza, che poi sublimerà in quella che è l'esperienza a destinazione. Ma non possiamo dimenticarci che l'esperienza è pre, durante e post viaggio. Benissimo, benissimo, c'è tanto lavoro da fare su questo per migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi. E allora, ancora qualche minuto, apriamo il dibattito per chi volesse intervenire. Ricordo che per farlo occorre cliccare sulla manina che è al lato del pannello di controllo, in modo tale da poter dare la parola a quanti lo volessero. Vi chiedo di fare veramente molto velocemente. E domande su quanto in particolare Deborah ha avuto modo di direi raccomandarci su un uso corretto degli strumenti informatici e del web. E allora grazie ad Alessandro, le do la parola. Grazie, puoi intervenire. Grazie. Non riesce a intervenire, va bene. E allora, magari qualche minuto, visto che siamo ormai fuori, per diciamo delle battute finali da parte tua o di Francesco. Ovviamente io sottolineo il fatto che chi volesse approfondire questi temi può trovare in voi un punto di riferimento di Twisten. L'email e il sito web sono già stati ricordati, ma avremo modo di inviarli con l'email che allegherà le presentazioni. Assolutamente. Quindi a un paio di minuti. Noi rimaniamo assolutamente a disposizione con l'obiettivo proprio di supportare il mercato in quello che è tutta la parte strategica, quindi per individuare quelli che sono gli obiettivi di destinazione, quelli che possono essere, con destinazione intendo non soltanto le destinazioni geografiche, ma anche tutti quei luoghi o quei momenti o quegli eventi che possono diventare motivazione di viaggio.
viaggio, e per aiutare anche a studiare quella che può essere la strategia di comunicazione, di posizionamento e soprattutto quelli che possono essere anche i partner di una potenziale rete da coinvolgere a livello nazionale e anche internazionale, affinché il prodotto che viene studiato possa essere un prodotto effettivamente vendibile, perché il problema, poi il grande rischio che si corre è di lavorare tantissimo ad un prodotto che è meraviglioso ma che poi non si riesce a comunicare correttamente al nostro mercato target. E quello che facciamo noi con il nostro osservatorio e con gli articoli che andiamo a pubblicare è proprio di ottenere tutta la conoscenza necessaria in ambito turistico affinché questi prodotti non rimangano dei prodotti turistici ma diventino dei prodotti turistici vendibili e che quindi generano business. Bene, un grazie a Deborah e a Francesco, penso anche da parte di tutti quanti voi che ci avete seguito. Ciao Francesco, e il prossimo incontro è, guarda caso, su una parte ultima del webinar di oggi, vale a dire le potenzialità del web, e quindi saremo insieme il 3 marzo 2017 con Web e Web Solutions per tour operator e gestori di attività turistiche con dei nostri partner di Treksoft, per chi non lo conoscesse, ma poi ci sarà l'invito che può essere scaricabile dal nostro sito, che vi invito a consultare per seguirci nelle nostre iniziative. Un grazie a Twissen e quindi a Francesco e a Deborah e un buon pomeriggio a tutti, buona serata. Ciao. Ciao, grazie. Buona serata.